Casale da 3 e 62 per la squadra laziale, davvero infermabile in questa speciale graduatoria questa sera. Campo di canestro ancora di puro agonismo di del capitano, certo. Di Pieric. Perde la maniglia Green, scivola con un po' di paura almeno per quanto riguarda gli spettatori. Green ora che va un'altra chance, va uno contro uno in contropiede, va a segnare senza paura. Un punto di vantaggio per Casale, 4 punti alla fine di questa partita molto 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 bella. Sì, è una partita sicuramente interessante, punizione tecnica, ancora va a segnare Mutkevičius. 68-65, Casale davvero ha l'occasione ora per far saltare il tappo dello champagne. E nessuna delle due ci sta a perdere. Guardate, qui Wehr pasticcia, ancora una volta c'è lo zampino di Hamilton che si ferma, accelera poi di nuovo. Che partita, davvero mostruoso anche Hamilton questa sera. Più uno Casale, 68-67. Casale non deve sbagliare, perché ogni volta che sbaglia Fiorentino è pronta a punirla. In contropiede oltretutto spesso, quindi scarico di Mutkevičius che ora si mette anche a distribuire assist per Giancarlo Ferrero. 3 minuti alla fine della partita. James di tabella, mamma mia, con questo l'abbiamo visto tutte questa sera, incredibile. Adesso Casper Wehr deve giocarsi un po' meglio questi palloni, perché in un paio d'occasioni negli ultimi minuti ha sprecato oltre quello che ci sarebbe dovuto. Malaventura ancora per Wehr, che ha lo spazio per la tripla, segno Casper Wehr, l'abbiamo chiamato a risposta, esattamente. Bene, Casale ha una palla davvero importante, 76-72, 1 minuto e 20 secondi. Wehr, una palla magnifica, che passaggio, che magnifica palla da parte di Casper Wehr, che passaggio ragazzi. Adesso Fiorentino deve provare un tiro a 3 punti, non ha molte altre chance. Prova una cosa incredibile e va a segno dalla rimessa, un assist dalla rimessa. Soprattutto ha fatto canestro in pochissimi secondi, un solo, esatto, secondo sprecato. Esatto, esatto. Un po' ingenua forse la difesa di Casale lì, eh? Sì. 4 punti di vantaggio per Casale. A segno Giancarlo Ferrero. Sbaglia il secondo, c'è un rimbalzo conteso e alla fine grande Martinoni. Martinoni finora abbastanza silente, ha fatto delle cose molto importanti in questo finale di partita, prima i due liberi. Adesso ora Hamilton contro Casper Wehr. Hamilton ha 5 falli, a parte che ormai 4 falli ovviamente. Sì, no, ti devo dire, questo sarebbe il quinto, sì, non sì. Ha, ormai non conta più molto questa cosa. Casper Wehr va fino in fondo. Un altro assist magico! Assist magico ancora!